Da questo momento stiamo registrando. Bene, benvenuti a tutti, buongiorno. Continuiamo la lezione che abbiamo cominciato ieri, che è quella sui principi della geometria, punti fondamentali, base. E per farlo ci aiutiamo con un software che si chiama GeoGebra. Quanti di voi lo conoscono? E il togliamo, usiamo la scheda, gli assi partecipanti. Abbiamo visto ieri che la geometria, come la trattiamo alla scuola superiore, ma questo non solo qui, ma in qualunque altra scuola, diversamente da quella che avete visto sicuramente la scuola media inferiore, è fondata su un approccio diverso. Mentre la geometria delle scuole medie è basata sull'applicazione di semplici regole, qui quelle che alle medie chiamate regole chiamiamo teoremi, che vanno dimostrati. E abbiamo visto ieri una delle ragioni per le quali serve o è necessario dimostrare una regola o un teorema. Si parte da assunzioni, da frasi, proprietà che vengono prese per vere perché sono il fondamento, lo scalino, il primo punto di partenza, che vengono chiamati assiomi o postulati, e sulla base di queste proprietà se ne dimostrano altre più approfondite, più dettagliate. Una cosa che volevo mostrarvi è per esempio questa, non so se riusciamo a vederla. Questa immagine è utile perché molte cose uno dice beh, ma è così perché si vede. Okay. Tante volte l'occhio può ingannare e vedete queste immagini, per esempio, è una serie di strisce con le caselle bianche e nere, e di primo acchito uno direbbe che queste, le separazioni tra una fascia e la successiva, sono linee tra virgolette storte. Okay. Non dà l'impressione che queste rette, queste righe siano parallele. La prima impressione, l'impressione visiva, è che siano non allineate. Se io carico questa immagine, vediamo se ce la facciamo. Inserisci l'immagine. Dal desktop. La carichiamo in GeoGebra. Possiamo andare a prendere ad esempio la linea di bordo della figura per individuare una retta che passa per la linea di bordo. È necessario, in base a quanto abbiamo visto ieri, fare che cosa? Che cos'è che definisce una e una sola retta? Due punti. Perché l'icona è proprio fatta nello modo adeguato. Prendo due punti che stanno sulla linea di bordo. Questo per esempio è questo. Un po' più in alto. Adesso ho la retta, che si chiama A minuscola, che passa per la linea di bordo. Proviamo a vedere se ponendo
un punto sulla prima linea o sulla successiva e facendo passare una retta parallela a quella data per questo punto, la retta che ottengo è parallela o no a quella di bordo, oppure se mi definisce il bordo della prima o della seconda fascia. Prendo un altro punto, seleziono la seconda icona, prendo per esempio una riga di infermeria, punto C, e chiedo a GeoGebra fammi passare per C una retta che sia parallela a questa e vedo se mi traccia la linea di bordo. Retta parallela, seleziono C, quindi passa per C, parallela a questa retta, come vedete. La linea di bordo intermedia è parallela a quella di margine della figura, cosa che visivamente non direi. Stessa cosa se sposto C, come lo sono tutte le altre, tengo tutti gli altri bordi. Tutte le linee sono parallele a quella di bordo. Ma questo cosa significa? Se tutte le linee che ottengo sono parallele alla stessa, cosa ne deduco? Che tra di loro queste sono parallele, non uguali. Perché? Questa è un'intuizione, ok? Il disegno di per sé non dimostra nulla, attenzione. La dimostrazione è un ragionamento, il disegno mi serve per intuire la strada. Vediamo se riusciamo ad avere la lavagna, se no disegnerò là. Per quale ragione? Se due rette diverse sono parallele a una stessa retta, tra di loro sono parallele. Questo è un teorema. Questo enunciato è un teorema. Che significa la parola teorema? Le parole sono importanti, hanno un significato, non sono scelte a caso. Sapere il significato è cruciale. Vedere oltre. Vedere oltre. Vedo oltre, vedo al di là. Qui c'è l'esempio, un caso concreto. Il teorema vede oltre, vi dà una proprietà generale che è valida in tutti i casi in cui le ipotesi da cui parto sono valide. Se ho due rette, R, S e T, e R ed S sono entrambe parallele a T, chi mi garantisce che R ed S tra di loro siano parallele? Lo devo dimostrare, lì l'ho intuito, ma per sapere se questo vale qualunque tipo di figura io faccio, devo dimostrarlo. Come faccio a dimostrarlo? Devo seguire appunto un ragionamento. In questo caso il ragionamento che seguo è per assurdo, cioè dico, se non fosse vero, se R ed S non fossero parallele tra di loro, cosa succederebbe? Sarebbero? Sarebbero cos'è il termine tecnico? Secanti. Sarebbero secanti. Intersecano in un punto, in almeno un punto, perché non due? Perché sarebbero la stessa retta, dato che due punti definiscono uno in una sola retta. Se ho due rette distinte, possono avere al massimo un punto in comune, se no sono parallele, ne hanno uno, sono secanti. Ma questo può essere che per uno stesso punto ho due rette diverse, entrambe parallele a una data? No. No. Perché?
se no avrebbero anche quello il minimo del conflitto. Questo non te lo garantisce nessuno. Questo è un passo, è corretto quello che hai detto, ma è un passo più lungo del necessario. Perché non posso avere una situazione di questo tipo? Abbiamo visto ieri la negazione di questo. Perché per P non posso avere due rette distinte entrambe parallele alla stessa retta T? Perché questo è uno dei fondamenti, forse il fondamento della geometria euclidea, quello che si chiama il quinto postulato. Data una retta, l'origine della retta, e un punto fuori della retta, P, quante rette parallele a T posso tracciare per P? Una sola. Non posso averne due. Quindi due rette distinte, entrambe parallele a T, necessariamente tra di loro non hanno nessun punto in comune. Perché se lo avessero, avrei due rette distinte, passanti per lo stesso punto, entrambe parallele a una terza retta. Questo è negato dal quinto postulato di Euclide. Se un punto è una retta è un punto fuori della retta, per quel punto passa una e una sola retta parallela a quella data. Ok? Questa è una dimostrazione. In base a quanto assunto per vero, dimostra una proprietà a priori non evidente. Può essere semplice, ma non quasi mai banale. Che il disegno mi aiuta a intuire, ma non è la dimostrazione. Ma se vale questa proprietà, R parallela a S, T parallela a R, e quindi R parallela a S, cosa posso dire del parallelismo? Il parallelismo è una relazione interna dell'insieme delle rette del piano, cioè un modo per associare una retta e un'altra. Ed ha questa proprietà, è una relazione transitiva, cioè se una prima retta è parallela a una seconda e la seconda è parallela a una terza, anche la prima e la terza lo sono tra di loro. Inoltre è anche simmetrica. Perché? Perché se una prima retta è parallela alla seconda, anche la seconda è parallela alla prima ed è riflessiva. Ogni retta è parallela a se stessa, ma una relazione interna che sia simmetrica, riflessiva e transitiva si chiama equivalenza. Il parallelismo è una relazione di equivalenza. Quali sono le classi di equivalenza? Cioè gli insiemi di tutte le rette parallele tra di loro. Come si chiamano? Qual è il nome attribuito alle classi di equivalenza rispetto alle relazioni di parallelismo? Chi l'avrebbe mai detto? Chiama direzione la classe di equivalenza, le classi di equivalenza rispetto alla relazione di parallelismo. Dire che due rette hanno la stessa direzione significa dire che tra di loro sono parallele e appartengono all'insieme di tutte le rette parallele a quella data. La direzione di una retta è l'insieme di tutte le rette parallele a quella. Okay.
piccola nota presa dalla vita di tutti i giorni. Non so se avete visto recentemente, c'è la TV, una pubblicità dove c'è una persona che cammina, poi si dice a un certo punto che questo cambia direzione, questo si gira e torna indietro. È corretto questo? Questo è profondamente sbagliato, che se si muove sulla stessa retta non cambia direzione, perché la retta è la stessa, cambia invece il verso. Sì, abbiamo visto ieri che il verso sulla retta, andiamo, prendo una retta qualsiasi, divido i due punti, su ciascuna retta, non importa come è disposta, posso anche definire un verso, un orientamento, fissando semplicemente tra B quale precede l'altro. Dire che A precede B significa dire il mio verso va da A a B, da sinistra a destra. Oppure ho l'altra scelta possibile, dico che B precede A, e quindi per me il verso positivo è quello che va a sinistra. Ho due opzioni. Ma la retta è la stessa. La direzione è la stessa, cambia il verso. Ok? Poi abbiamo anche visto che utilizzando il verso, l'orientamento sulla retta, possiamo definire delle porzioni di retta. Possiamo tagliare la retta. La più semplice è quella che si chiama segmento. Lo scrivo qua sotto. Il segmento è formato dai punti appartenenti alla retta che seguono il primo estremo e precedono il secondo. Ok? Una porzione diretta. Se ho, quindi possono essere tanti, se ho segmenti diversi, come questi possono essere segmenti che differiscono per tutto, estremi, lunghezze, eccetera. Questi sono segmenti distinti. Se invece ho segmenti che hanno in comune un estremo, CD e DE, questi segmenti prendono il nome di consecutivi. Due segmenti sono consecutivi se hanno in comune un estremo. Un estremo, attenzione, perché se prendo questi due, CFG e CD, questi non sono consecutivi, hanno in comune un punto interno al segmento. Questi non sono consecutivi. Se ho più segmenti, a due consecutivi, una successione di segmenti dove uno è consecutivo al successivo, quello che ottengo è una linea spezzata o poligonale. D'accordo? Poi questo c'è il caso in cui il segmento come AB e il suo consecutivo, appartengono alla stessa retta, perché A, B e H stanno sulla stessa retta. In quel caso sono consecutivi, ma sono più che consecutivi, perché hanno un estremo in comune e sono allineati. In quel caso si chiamano adiacenti. È tutto chiaro?
nel caso in cui una successione di segmenti consecutivi, il primo segmento sia consecutivo anche all'ultimo, ho una linea spezzata, non intrecciata, chiusa. Per gli amici il poligono. Una linea spezzata, non intrecciata, chiusa. Potrebbe anche essere intrecciata in questo caso, una linea spezzata, intrecciata, chiusa, non è un poligono. Ok? Domanda. Che differenza c'è tra questo poligono, fotografatelo, e questo? La parola di difesa? Il primo è la convesso, è eureka. Questo poligono è concavo. Per quale ragione? Si chiama concava una figura geometrica, un poligono per esempio, che abbia questa proprietà. Se prendo almeno una coppia di punti interni alla figura, il segmento che li congiunge non è completamente contenuto nella figura, questa parte è fuori. Quando questo succede per una coppia, anche una sola coppia di punti, la figura prende il nome di concavo. Se invece qualunque coppia di punti io prenda interni alla figura, questi sono uniti da un segmento totalmente interno alla figura, allora è commessa. Attenzione alle parole. La figura è concava se anche per una sola coppia di punti il segmento è parzialmente esterno, mentre è convessa se qualunque coppia di punti io prenda tutto il segmento è interno. C'è una bella differenza, perché nel caso di prima il segmento OP è in parte esterno, ma se sposto O adesso è tutto interno. Ma non per questa ragione questo poligono è convesso, perché è vero che questo è tutto interno, ma se ne trovo uno solo, una sola coppia di punti per il cui il segmento è in parte esterno, allora cessa di essere convesso e diventa concavo. Poi ci sono altre due definizioni equivalenti di figure concave e convesse. Una figura, un poligono è convesso se ogni suo angolo interno è convesso, oppure un poligono è convesso se, considerando qualunque retta definita dai suoi dagli estremi di ognuno dei suoi lati, la retta, ripeto, che è definita da due vertici consecutivi che stanno sullo stesso segmento, divide il piano in due semipiani e l'intera figura giace in un unico semipiano. Allora è convesso. Se trovo anche un solo lato che definisce una retta che divide il piano in due semipiani e la figura sta in parte in un semipiano e in parte nell'altro, allora è concavo. Domande? Possiamo fermarci qua. Ci sono domande? No.
Grazie.